Benvenuti a tutti, inizio a presentare il webinar di oggi. È un piacere ritrovarvi tutti dopo le ferie. Siamo ancora in una fase comunque di attenzione, quindi continuiamo a preferire di utilizzare anche il canale digitale per rimanere in contatto, per esplorare i temi di interesse del cluster Smart Community, temi di interesse che almeno dall'iscrizione avevamo oltre 200 iscritti per il webinar di oggi. E quindi, come dire, ci fa molto piacere che questo format, che questa modalità di interazione, di confronto con i diversi colleghi, i diversi esperti in questo settore, in questo campo, ci portano e possiamo in questo modo condividere con tutti voi. L'agenda di oggi è un'agenda, come sempre, abbastanza leggera per insomma, dare a tutti modo di seguire, di partecipare alle nostre attività senza impattare troppo sui propri impegni. Abbiamo un'oretta e mezza da condividere insieme, da passare insieme in questo venerdì pomeriggio. Oltre a me, Gianmarco Piola del Cluster Smart Communities, oggi saranno presenti Laila Pavone, che avrete, se avete seguito gli altri webinar, è con noi già da diverso tempo e ci segue e ci porta tutte le competenze che Digital Magics ha sui temi dell'open innovation. E poi si succederanno, diciamo, in questo palco virtuale alcuni colleghi nostri di Arte, in particolare dell'Emilia Romagna, con Piergiorgio Jacobelli che ci presenterà la piattaforma di Open Innovation della Regione Emilia-Romagna, la piattaforma EROI, e poi interverranno Giulia Steriale di Social Seed e Claudio Buda di Mango Mobile Solution, che è un'azienda che ha partecipato a una delle call di EROI. Ora, appunto, l'agenda si svilupperà su un'ora e mezza, intanto vi do alcune indicazioni. Trovate nell'evento live, dovrebbe essere già aperta una chat, sì, è già aperta, in realtà una chat, una sezione domande e risposte, alla quale potete tranquillamente, insomma, partecipare, quindi portando quelle che sono le domande, le questioni, gli interventi di chi succederà sul palco. Dalla regia poi recupereremo le domande presenti al fondo del webinar le andremo a proporre ai vari relatori. Quindi sappiate che la sezione è aperta da subito, quindi quando volete potete iniziare a postare le vostre domande. Adesso introduco riportando alcune slide per presentare il cluster Smart Communities, perché magari alcuni di voi magari non ci conoscono ancora, hanno visto insomma, le iniziative, si sono interessati, quindi recupero veramente qualche minuto di introduzione per parlarvi del cluster. Il cluster è il cluster tecnologico nazionale Tecnologie per le Smart Communities, che è un cluster nazionale. Nazionale vuol dire che opera su tutto il territorio italiano, ha poi alcuni soci di riferimento come per esempio Arter che interverrà oggi, che sviluppano in modo particolare il contatto e l'interazione con le aziende, con la pubblica amministrazione, con gli organismi di ricerca sulle rispettive regioni di riferimento. Il cluster appunto ad oggi coinvolge 11 regioni, stiamo lavorando ovviamente per coinvolgere altri enti, altri riferimenti per avere una presenza sempre più capillare a livello nazionale e oltre ai soci sono poi presenti gli aderenti sostenitori, quindi poi quello che è il cuore vivo del cluster, chi ci porta le competenze, chi ci porta gli interessi di ricerca, chi ci porta le esigenze a livello di sviluppo. E su questo, come potete vedere i numeri, abbiamo più di 150 fra imprese e organismi di ricerca che in questo momento sono aderenti del cluster Smart Communities, sono più di 40 le città che partecipano attivamente all'interno dell'attività del cluster e poi un numero ancora più ampio di attori che a seconda delle attività, dei progetti che andiamo a proporre, hanno collaborato o collaborano tuttora con il cluster. L'obiettivo del cluster è quello di
costruire città intelligenti. Costruire città intelligenti, che per noi vuol dire comunità sicure, intelligenti ed inclusive, su tre ambiti di riferimento, che sono quelli della mobilità, della sicurezza e di LIGOB, dove per il quale abbiamo definito come cluster una roadmap di ricerca e innovazione e abbiamo individuato su questi tre ambiti delle raccomandazioni, degli indirizzi di ricerca, degli sviluppi industriali e soprattutto individuato degli scenari su cui vogliamo atterrare, avendoci dato come obiettivo, come timeline, quello del 2030. E in particolare ve li riporto molto velocemente, ma poi vi rimando e ci sarà una call to action specifica su questo tema ad un approfondimento ulteriore in una sede che ci permetta di approfondirlo veramente, perché adesso non voglio neanche rubare troppo tempo, ma in termini di mobilità noi stiamo parlando di garantire una mobilità capace di integrare diverse forme di trasporto in un unico servizio che sia sostenibile, accessibile a tutti e flessibile. In termini di sicurezza parliamo di comunità che siano in grado di rispondere a situazioni critiche, di adattarsi ai cambiamenti, prevedendo, rilevando e mitigando minacce fisiche e informatiche. E infine sul tema dell'e-government, sostenere la pubblica amministrazione italiana in modo che sia più digitale, più competente, vicina ai bisogni dei cittadini e soprattutto capace di utilizzare i dati come elemento propulsore per lo sviluppo economico. Ora, sulle linee di azione del cluster, sulle raccomandazioni, ci sarebbe moltissimo da dire, non è questa la sede, ma come vi dicevo ritornerò dopo su come coinvolgervi tutti attivamente. Come sviluppa le azioni il cluster? Il cluster si sviluppa su tre linee di azione principali, che sono il supporto strategico, lo sviluppo di collaborazione e il networking, che sono in realtà un circolo, nel senso che il cluster lavora per individuare quelle che sono per quella che è la roadmap, per quelli che sono gli indirizzi strategici da sviluppare. Lavorando sulla strategia è necessario a quel punto andare a lavorare già da subito sulla collaborazione, sul networking fra le aziende, gli organismi di ricerca, le pubbliche amministrazioni, in modo che si possano confrontare, in modo che possano individuare insieme soluzioni a problematiche condivise e quindi poi bisogna mettere in campo tutta questa azione preparatoria che è stata fatta, quindi c'è una strategia, c'è una comunità industriale di ricerca della pubblica amministrazione che insieme vuole collaborare e quindi la possibilità di collaborare e anche la possibilità di andare a sviluppare della progettualità comune, della progettualità insieme. A questi macro obiettivi, a queste macro azioni, si incernierano una serie di altre attività, una serie di altri obiettivi che il cluster ha di suo, di natura, e quindi con questa carrellata che vedete in questo momento proiettata, ci si sviluppa dalle azioni di public procurement per l'innovazione, tutte quelle azioni guidate dallo Stato di finanza innovativa per permettere anch'essa una collaborazione fra pubblico e privato, e su questo il cluster, lo vedremo fra un attimo, ha seguito tutto un grande sviluppo che c'è stato in questi mesi. Il tema delle best practice qui in realtà è ovviamente anche molto incernierato sul tema che dicevo prima dello sviluppo strategico, quindi andare a recuperare quelle che sono da un lato le esigenze, ma anche le esperienze. Quindi noi sappiamo benissimo che in Italia ci sono stati in tutti questi anni tanti sviluppi per le smart city e le smart communities, e un elemento di valore che ne vediamo è la possibilità di lavorare nell'ottica di replicabilità di queste soluzioni, replicabilità partendo dalle esigenze che possono essere comuni fra diverse pubbliche amministrazioni rispetto a quelli che sono gli sviluppi che vengono portati dal lato industriale. Uno dei temi più, critici in questo contesto è poi soprattutto l'elemento economico. Lo sappiamo bene, le soluzioni per le smart city e le smart communities da un certo punto di vista soffrono spesso
la mancanza di una capacità di spesa del pubblico, la difficoltà di fare il passo successivo rispetto allo sviluppo del progetto. Quindi una volta che molte volte alla chiusura dei progetti si fa fatica ad andare oltre, si fa fatica a mantenere lo stesso progetto all'interno come dire, del comune, del dimostratore, oltre al dimostratore che è già stato sviluppato, è ancora più difficile portare quel dimostratore su una realtà di mercato e quindi riportarla ad altre PA. E in questo contesto uno dei temi è sicuramente quello dell'analisi dei modelli di business, quindi come queste soluzioni possano essere sostenibili in un contesto socio-economico come quello di oggi, sostenibili per gli investimenti che sono stati fatti da un punto di vista industriale. Open Innovation e trasferimento tecnologico, questo è direi il tema di oggi. Su questo il cluster si impegna a portare in evidenza quelle che sono le opportunità a livello nazionale. Da quando è nato il cluster non ha mai voluto, come dire, replicare, rifare attività, riproporre delle attività che già altri sviluppano molto bene. E quindi anche in questo contesto l'azione del cluster è quella di aggregazione, quella di networking, è quella di andare a raccogliere quelle che sono le esigenze da un punto di vista di grandi imprese, andare a raccogliere quelle che sono le opportunità in termini di società mettono a disposizione appunto le proprie piattaforme per sviluppare questo tipo di processi e poi tutto quello che è l'offerta tecnologica di innovazione, di prodotto delle PMI. E quindi su questo il cluster fa da cassa di risonanza, raccoglie quelle che sono le opportunità, le mette a disposizione, dialoga con i diversi soggetti, dialoga con la grande impresa per recepire queste esigenze, per indirizzarli su un certo percorso, dialoga con le PMI. O va a cercare PMI sulla base delle richieste che ci sono in corso. E poi c'è tutto il tema di nuovo della ricerca e sviluppo, e quindi tutto il tema dello sviluppo di progettualità, a partire ad esempio dal primo punto che dicevo, quello sul public procurement per l'innovazione. Vi lascio i dettagli perché vedo che sono andato un pochino lungo in questa prima fase di introduzione. In realtà vi ho già lasciato, come dire, alcuni scenari nel mentre che ve li prospettavo. Vi lascio ancora qualche secondo su questa slide, perché qui in realtà sono presenti un po' di numeri. Qui il cluster lavora già da diversi anni, poi c'è stato tutto un percorso, un processo amministrativo con il Ministero, un riconoscimento a livello nazionale, però. Come dire, non siamo un cluster nuovo, siamo una realtà che esiste già da molto, abbiamo delle relazioni stabili con i diversi attori, quindi la PA, quindi le grandi imprese, le di ricerca, le PMI, è una realtà che lavora tranquillamente sul livello nazionale ed è soprattutto una realtà che offre servizi, offre opportunità di scambio, di collaborazione, di interazione fra i diversi attori per portare a dei risultati, sempre con l'obiettivo di avere dei risultati concreti. Vi anticipavo all'inizio della presentazione che ci sarebbe stata una call to action. Questa è la call to action. Siamo come Cluster Smart Communities in una fase di aggiornamento e revisione delle nostre roadmap. Tutto è nato, cioè tutto è nato, non è tutto nato, in qualche modo uno dei driver di quest'anno è sicuramente l'emergenza Covid, è un tema che per le nostre città, per le nostre comunità è diventato un tema importante, è diventato un elemento fondamentale nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nel tessuto socio-economico italiano. E quindi riteniamo che sia fondamentale in questo momento concentrarsi, non dico riparametrare, ma integrare, complementare la roadmap di ricerca e innovazione che avevamo definito negli ultimi 2 anni, approfondendo questo tema, approfondendo quelle che sono da un punto di vista delle pubbliche amministrazioni le nuove esigenze, ma potenzialmente anche le nuove opportunità. Da un punto di vista della ricerca, quali sono i driver nuovi di innovazione, di tecnologici che possono essere
prese in considerazione in questo frangente, e quindi poi sulle imprese per andare a indagare chi e come si è mosso anche per rispondere all'emergenza. Ovviamente stiamo parlando nel tema delle smart cities, smart communities, rispetto agli ambiti di ricerca che vi ho prospettato prima. Ed è attualmente appunto un'azione di aggiornamento che è iniziata, in realtà è iniziata a metà agosto, però diciamo operativamente in questo mese di settembre. In questo momento sono appunto state sul sito del Cluster Smart Communities, trovate i link per accedere ai questionari, sono veramente molto, come dire, non stavo per dire molto veloce, ma in realtà potrebbe non essere così, dipende sempre da quanti contenuti i diversi interlocutori hanno voglia, piacere e interesse di condividere. E questo è il primo passo di questo percorso di aggiornamento. Il percorso di aggiornamento in realtà vedrà poi delle attività più articolate, vedrà degli incontri specifici con la pubblica amministrazione, vedrà i tavoli di lavoro con le imprese, con gli organismi di ricerca, quindi ci sarà tutto un cammino che si svilupperà fra ottobre e novembre, partendo dai dati che recupereremo tramite questa analisi, che ci porterà poi all'Assemblea Nazionale del Cluster con una prima, diciamo, bozza, un primo deliverable dell'aggiornamento della roadmap, che avremo poi a quel punto il piacere di condividere con tutti. Detto questo, io mi fermo qui nell'introduzione. A questo punto, allora intanto gestisco anche la parte del live, a questo punto passo la parola a Pierre, a cui chiedo anche di condividere la sua presentazione. Pierre, ti sto portando in live. Ecco Pierre, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Penso che mi sentiate e bene, e che la mia presentazione sia condivisa, giusto? Me lo confermi, Gianmarco? Ok. Allora, bene, ecco, grazie Gianmarco di questa introduzione, e grazie anche a Smart Communities per l'organizzazione di questa iniziativa. Pier Giorgio, ti fermo un attimo perché non so se c'è un po' di lentezza nella rete, ma non mi sta salendo sull'autopresentazione. Ok, allora dovresti solo verificare che nella tua barra in basso vedi che il contenuto è condiviso, vedi la prima slide. Sì, sì. Allora, dovrebbe essere questa qui. Adesso meglio? Adesso vedo la condivisione, quindi dovremmo esserci. Adesso sta arrivando, perfetto, e adesso è condivisa con tutto il pubblico. Benissimo. Vai, Pierre. Bene, dicevo che la tua presentazione, Gianmarco, appunto mi fa capire che insomma è proprio il contesto giusto per raccontare l'esperienza che con Eroi stiamo portando avanti in Emilia Romagna. Io appunto mi chiamo Pier Giorgio Iacobelli e sono il community manager di Eroi, che sta per Emilia Romagna Open Innovation, ed è la piattaforma appunto di Open Innovation della regione, di proprietà della regione, e è gestita da Arter, di cui faccio parte. Il mio intervento è strutturato, diciamo, su tre punti. All'inizio cercherò molto chiaramente velocemente di spiegare le caratteristiche principali della piattaforma, quindi che cos'è Eroi. Seguirà poi un ragionamento che proverà ad andare verso il tema della giornata, cioè come queste piattaforme, secondo noi, possono essere funzionali e utili allo sviluppo dei territori, e quindi proverò a evidenziare gli obiettivi di policy che Eroi cerca di raggiungere.
E infine, brevemente, alcuni strumenti sul come fa a cercare di raggiungere questi obiettivi. Su questo magari non mi dilungherò moltissimo, perché appunto poi abbiamo seguiranno a me gli interventi di Giulia Sateriale e di Claudio Buda, che proprio hanno approfondito due tipologie specifiche di questi strumenti, che sono i gruppi e le sfide di eroi. Quindi, se la presentazione non mi tradisce, ecco, benissimo, parto dicendovi che cos'è Eroi. Eroi è una community che aggrega tutte le persone che a diverso titolo sono interessate, si autoselezionano, si iscrivono alla piattaforma sulla parola chiave Open Innovation. Oggi sono quasi 1800 persone con profili interessanti e variegati, perché abbiamo sia una buona percentuale di persone che fanno riferimento ad aziende, ad organizzazioni, include anche imprenditori e start-upper, ricercatori universitari e docenti, e infine una buona percentuale anche di freelancer e di liberi professionisti. Quindi, diciamo, è una community dove la parola chiave è la disponibilità a scambiare, a collaborare, a rendere reciproco il rapporto che avviene all'interno della piattaforma. Chiaramente, ed è il secondo punto, è una piattaforma che cerca di attivare, cerca di realizzare, si ispira appunto all'open innovation, cioè raccoglie e aderisce al concetto di open innovation, per cui la possibilità di aprire i propri processi di innovazione ad altri soggetti, naturalmente qui lo riassumo molto sinteticamente, porta a un valore aggiunto, a un valore maggiore che il non aprirsi non porterebbe. Quindi ecco perché Open Innovation è proprio la parola chiave, la parola che caratterizza un po' tutti i processi all'interno della piattaforma, che è chiaramente digitale. È possibile realizzare, è possibile portare avanti questa community sfruttando le potenzialità che permette il digitale. Quindi Eroi è un tool tecnologico che permette di gestire sia dei processi tipici dei social network, mi viene in mente il principale, ecco, quindi LinkedIn, sia dei processi più specifici che poi andremo a vedere e che sono tutti rivolti sostanzialmente a cercare di favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione. Eroi è anche focalizzata sull'Emilia Romagna. Questo è un concetto su cui magari mi approfondirò anche poi successivamente, nel senso che non è aperta, e qui ci tengo a specificarlo anche per eventuali persone che ci stanno ascoltando che non fanno parte dell'Emilia Romagna, cioè Eroi non è aperta soltanto a persone dell'Emilia Romagna, non bisogna iscriversi, ci si può iscrivere anche se non si fa parte, non si è emiliano romagnoli, ma chiaramente ha un focus centrato proprio sulla nostra regione. Poi lo vedremo più tipicamente con riferimento all'offerta di innovazione, nel senso che cerca di mettere a disposizione l'ecosistema innovativo dell'Emilia Romagna, quindi una serie di soggetti che offrono innovazione verso una domanda di innovazione che naturalmente può venire anche da tutta Italia. Al momento la piattaforma è soltanto in italiano, quando probabilmente ci saremo strutturati e arriverà il momento giusto, probabilmente ci apriremo anche alla lingua inglese. Eroi è anche free of charge, ecco, questo è un altro aspetto che ci differenzia rispetto ad altre piattaforme presenti di Open Innovation, nel senso che è una iniziativa pubblica che non prevede transazioni economiche tra i propri membri della community. Quindi non ci sono costi e non ci sono neanche strumenti di transazione economica. È una piattaforma che non monetizza e non ha un modello, diciamo, di business di altre piattaforme che cercano chiaramente di creare dei meccanismi di un utile rispetto
alle attività della piattaforma. Qui non c'è, quindi è appunto questo è permesso grazie alla sua connotazione pubblica. E poi l'ultimo aspetto generale della piattaforma è un caso interessante di riuso nazionale. Mi spiego meglio. ROI gira su un open source che fa parte del catalogo Agid e che è a disposizione di sostanzialmente tutte le pubbliche amministrazioni e che è stato personalizzato con un lavoro abbastanza importante e finalizzato a renderlo, a calare questo open source nelle caratteristiche, nelle esigenze specifiche dell'Emilia Romagna, che come vedremo poi ha delle sue particolarità. Quindi diciamo cerca anche di essere un esempio, forse è un, diciamo, un caso che possa essere anche recepito da altri soggetti per implementazioni simili in altre regioni. Attualmente oltre a noi è molto attiva la Lombardia che appunto ha un sistema molto simile al nostro e la Campania. E anche altre regioni stanno pensando di attivare un sistema simile. Questo era il primo punto per cercare di dirvi molto sinteticamente che cos'è ROI. Però per capire quali obiettivi cerca di raggiungere, mi sembrava interessante citare alcuni dati pubblicati dall'Osservatorio dell'Innovazione dell'Emilia Romagna che in qualche modo permettono forse di capire in maniera ancora più precisa dove ci collochiamo, cioè dove la nostra azione prova a puntare. In questa indagine fatta su più di 5.000 imprese con un fatturato superiore al milione di euro, emerge che il 38% hanno introdotto innovazioni in collaborazione con altri soggetti esterni e che il 51% di queste aziende ha ancora una strategia reattiva, cioè che diciamo che potremmo così sintetizzarla, che inizia a ragionare di innovazione solo se costretta, diciamo così, o tardiva, addirittura pone delle resistenze o ci arriva molto lentamente all'innovazione. Ecco, questi sono due dati di un contesto come quello emiliano-romagnolo che, come tutti appunto sanno, è anche diciamo ai livelli è estremamente competitivo, ha degli elementi di eccellenza ed è un tessuto economico sostanzialmente sano. Però quello che appunto questa ricerca evidenzia e ripeto dove noi cerchiamo di andare a lavorare è soprattutto sul fatto che questo campione ha dichiarato che nei suoi processi di innovazione la collaborazione con l'ecosistema della ricerca e sviluppo, con le start-up, con consulenti, diciamo con soggetti esterni che potrebbero portare innovazione è considerato un po' l'elemento meno utilizzato. Cioè le imprese emiliano-romagnole innovano moltissimo ragionando con i propri clienti, ragionando con i propri fornitori, strutturandosi internamente con elevate competenze di ricerca e sviluppo, ma fa più fatica a interagire invece con un resto del mondo con cui fa fatica a parlare. Questo è un dato interessante e non è per forza negativo, nel senso che anche lavorare con i clienti, anche lavorare con i fornitori ha una sua importanza. Ma può denotare il fatto che l'innovazione che viene fatta sui clienti è magari sempre diciamo incrementale, è forse un po' meno, diciamo si pone su fasce di sviluppo un pochino meno evolute. Sicuramente non è possibile, scusate c'ho il mio schermo, spero non il vostro che sta insomma ballando un po', però diciamo spero che non sia così anche per voi. Comunque diciamo che la possibilità di entrare in contatto con la ricerca e sviluppo permette molto probabilmente di accedere ad un'innovazione qualitativamente più disruptive, diciamo così, rispetto a quella possibile con i propri clienti.
il secondo aspetto che volevo evidenziare è che, appunto, è che giustifica eroi in Emilia-Romagna è l'obiettivo di cercare di creare una connessione tra l'ecosistema dell'innovazione emiliano-romagnolo e il tessuto produttivo regionale. L'Emilia-Romagna ha ormai dal 2003, quindi dopo il titolo, la riforma del titolo V, investito molto in strutture e si è infrastrutturata notevolmente da un punto di vista dell'innovazione. Qui ho riportato soltanto delle immagini che naturalmente qui non posso approfondire, che fanno riferimento alla rete alta tecnologia. Quindi ha un sistema numeroso di laboratori diffusi su tutto il territorio e aggregati in tecnopoli in 10 città che si stanno sempre di più verticalizzando e specializzando su alcuni ambiti tematici, a cui si sono aggiunti altre organizzazioni come dei cluster regionali che focalizzandosi su alcune tematiche cercano di rendere sempre di più operativa questa connessione tra mondo dell'innovazione e mondo dell'impresa, a cui si aggiungono chiaramente un numero importante di start-up, tutta la rete storica di poli universitari, il Competence Center di REX, da poco attivo, fino all'associazione Big Data e al supercomputer di Supercalcolo, che sono delle infrastrutture di più recente costituzione che sono ormai partite nella nostra regione. Allora, la sfida di Eroi è quella di costituire un ulteriore, perché chiaramente non è l'unico, campo, ambito di connessione tra questa importante offerta di innovazione e la domanda di innovazione che arriva da un tessuto imprenditoriale diffuso, forte, che registra comunque dati di spese per ricerca e sviluppo, di esportazioni, di occupazione in alta tecnologia, anche superiori alla media italiana, ma spesso anche da un punto di vista europeo. Quindi, se è chiaro perché Eroi è funzionale all'Emilia-Romagna, ecco che. E progredisco col mio ragionamento verso gli obiettivi di policy, nel senso che Eroi è l'implementazione di una policy regionale che vuole sempre di più favorire la possibilità di innescare dei processi di open innovation e vedremo poi fattivamente questo che cosa vuol dire sulla piattaforma. Chiaramente open innovation è un mondo estremamente ampio e dove noi probabilmente con Eroi cerchiamo di fare anche un po' di mindset, di spingere sull'apprendimento delle varie metodologie che l'open innovation permette. Quindi da un semplice networking o scouting di nuova tecnologia, fino a processi che riguardano più le grandi imprese che guardano l'innovazione con possibilità anche di investimenti, di acquisizioni, di corporate venturing, diciamo così. Noi in questa fase stiamo cercando di spingere su un'open innovation soprattutto orientata alle piccole e medie imprese, cioè a offrire uno strumento gratuito, pubblico, che permetta anche di impostare il ragionamento su un contesto fiduciario, ecco, di fiducia, che permetta alle piccole e medie imprese di iniziare, di avviare questo tipo di logica open innovation, che poi, se funziona, potrà trovare su Eroi ulteriori modalità di sviluppo, oppure può evolversi anche con diciamo partnership più strutturate, con centri di ricerca, con incubatori, con tutto il mondo che contribuisce all'open innovation. E l'altro output è quello di connettere domanda di innovazione e appunto ecosistema dell'innovazione. Con questo appunto cercare di fare in modo che l'ecosistema dell'innovazione abbia anche una modalità per incontrare una domanda di innovazione che
venendo dalle piccole imprese, spesso è più polverizzata, è più piccola, e a cui forse deve anche costantemente a sua volta apprendere come rispondere a questa domanda, nel senso che un conto è ragionare con GD, la GD è un grande gruppo qui di Bologna che quindi ha commesse di un certo tipo, budget di un certo tipo, un conto è anche per l'ecosistema ragionare sulle piccole e medie imprese. E ROI può essere un elemento in più per avvicinare questi due mondi. Se questi sono gli output, se, perché sono anche output che per noi sono ancora degli obiettivi, lavorando per cercare di raggiungerli pienamente e ancora naturalmente non siamo arrivati a raggiungerli come vorremmo, però una volta raggiunti ecco che anche l'outcome potrebbe attivarsi e anche gli outcome sono estremamente interessanti e sono appunto le sfaccettature che vorrei anche porre come dibattito in questa sede. Se un sistema come ROI funziona e funzionerà in maniera sempre più efficiente, è logico che diventa un elemento tra gli altri per rendere ancora più competitivo ed attrattivo il territorio emiliano-romagnolo. Cioè, se questo meccanismo di incontro tra l'offerta di innovazione emiliano-romagnola ed una domanda che viene da tutta Italia diventa sempre più funzionale, ecco che l'Emilia-Romagna diventa un nodo del sistema di innovazione più forte, quindi più attrattivo e quindi più rende più competitivo sia le proprie imprese sia quelle esterne. Cioè se su ROI troverà risposta oltre che alle imprese, alle piccole e medie imprese emiliano-romagnole, come è normale, come è naturale che sia, anche una piccola media impresa del Veneto, ecco che si sarà creata una connessione forte sull'innovazione che rende appunto l'Emilia-Romagna più attrattiva anche per le imprese diverse dall'Emilia-Romagna, in questo caso del Veneto. Così come la possibilità di costruire una community forte di innovatori, di persone che appunto hanno appreso la logica dell'open innovation e che rendono frequenti questi scambi, questa community diciamo diventa attiva e viva, è logico che per il policy maker diventa uno strumento estremamente interessante che oggi c'è, ma è disaggregato e forse disperso in vari contesti. Mi spiego meglio, cioè se in questo caso l'Emilia Romagna, però nella sua fase di ideazione, di implementazione e anche di valutazione delle proprie policy legate all'innovazione, ha in ROI un interlocutore di migliaia di innovatori che rispondono ai propri input che possono appunto essere per capire di ideazione, quindi per capire qual è il problema di innovazione o anche di implementazione, cioè per individuare partner oppure per mettere a terra bandi, finanziamenti, capire come stanno andando, creare dei virtuosi meccanismi di connessione, di comunicazione o anche di valutazione per capire come sono andati. Ecco che diventa un plus che pochi che al momento poche regioni hanno. Controllo un attimo il mio tempo a disposizione. Sì, ti chiedo perché so cosa hai ancora da dire e ti chiedo di accelerare un pochino. Assolutamente. Grazie. Mi sono appunto segnato ancora due minuti per darvi un overview di quelli che sono i principali strumenti di ROI, che vedono la possibilità di valorizzare il proprio profilo e di celebrare dei casi di successo, di promuovere iniziative, news, eventi legati all'innovazione.
Quello che mi interessava utilizzare l'ultimo minuto è il punto 4, sono le sfide, di cui poi appunto entrerà nel merito anche Claudio Buda, che è un'impresa che ha partecipato a questo tipo di iniziativa. Sono le sfide che sono un processo, uno strumento che permette ad una impresa, un imprenditore, un manager, di manifestare, di pubblicare un proprio bisogno di innovazione che eroi vede l'affiancamento di eroi tramite la figura dell'animatore, quindi un membro di quell'ecosistema di cui parlavo prima, che legge questi bisogni, che legge queste sfide e cerca di promuoverle all'interno della piattaforma, sia tra gli iscritti, i semplici iscritti, sia all'interno dell'ecosistema di innovazione, per trovare la soluzione e per fare il matching tra domanda e offerta. Questo in modo flessibile, cioè riguarda tutti gli ambiti innovativi, in modo veloce sostanzialmente, in modo gratuito e diventa un primo incontro che poi anche fuori dalla piattaforma eroi potrà evolvere in base alle normali traiettorie che i processi di innovazione hanno. Quindi ecco, chiudo dicendo che ripercorrendo il ragionamento che ho fatto, quindi dire che cos'è eroi, i suoi obiettivi di policy e le sfide che forse sono uno dei principali proposte di valore della piattaforma. Ti lascio la parola e mi metto muto. Perfetto, perfetto, grazie Pier, grazie anche dell'accelerata finale. A questo punto io passerei la parola a Giulia, che ci parla di Social Seed. Giulia, sei... no. Ok, mi stai condividendo la presentazione, perfetto. Sì, mi sentite? Sì, forse un po' basso, provo a parlare. Pronto, prova. Ok, benissimo, okay. Giulia, sei in linea. Va bene, grazie mille. Allora, intanto grazie a Pier per l'introduzione. E, diciamo, l'obiettivo un po' del mio intervento di oggi è proprio quello di raccontarvi il dietro le quinte di una community all'interno della piattaforma Eroi, che è il gruppo di innovazione sociale. E vi racconto un po' il dietro le quinte, perché appunto noi come Social Seed siamo sia accompagnatori del percorso di coprogettazione che dopo vi racconto, ma ovviamente siamo anche poi beneficiari e utilizzatori della piattaforma, quindi insomma abbiamo un po' questi due punti di vista. Due parole su Social Seed: appunto io sono Giulia Sateriale, ho fondato e lavoro per Social Seed dal 2014. Noi siamo un laboratorio appunto di innovazione per le organizzazioni del territorio e le imprese sociali. In particolare appunto con Arter collaboriamo da circa 2 anni e mezzo, proprio perché abbiamo iniziato e intrapreso questo percorso di coprogettazione per realizzare la piattaforma Eroi. Quindi diciamo che faccio un po' un passo indietro rispetto alla presentazione che mi ha preceduto, ma per raccontarvi un po' appunto come è nato il percorso, anche perché il gruppo di innovazione sociale, che dopo vediamo più nel dettaglio, nasce proprio da un percorso appunto iniziato circa 2 anni fa. Qual era l'obiettivo di questo percorso e che quindi la regione, diciamo, si è posta come sfida? Era quello di disegnare una piattaforma che fosse uno strumento di innovazione aperta e coerente appunto ed efficace per i beneficiari. Quindi abbiamo subito posto l'attenzione maggiore proprio a quelli che poi sarebbero stati gli utilizzatori finali della piattaforma. Questo creando un percorso di coprogettazione in più fasi. L'abbiamo fatto ovviamente partendo da uno dei principi, insomma, del design dei servizi, che è poi una delle cose di cui ci occupiamo, in cui appunto è evidente che i progetti e i servizi non sono fatti per le persone, ma devono essere fatti insieme alle persone. Quindi prima vengono coinvolti i beneficiari finali, in questo caso di una piattaforma, più è facile portarseli a bordo e ovviamente anche cercare di percepire quali sono i bisogni a cui queste funzioni poi andranno a rispondere. Questo ve lo raccontiamo anche perché Open Innovation, ce ne ha parlato appunto Pier, ovviamente è declinata nello strumento piattaforma, però allo stesso tempo in questa modalità è stato declinato anche nel percorso, quindi c'è subito stata un'operazione di
apertura, quindi di innovazione aperta, nel senso che sono stati subito coinvolti tutti gli stakeholder principali della regione e all'interno di questi e fra questi, in un percorso che vedete qua riassunto, insomma, che però è durato un paio d'anni, e fra questi appunto si è subito creato, diciamo, un primo nucleo di cosiddetti innovatori sociali. Quindi la declinazione anche che abbiamo voluto dare alla piattaforma era quella di innovazione non soltanto tecnologica, ma anche dare voce, insomma, all'innovazione che poteva venire da altri mondi, quindi innovazione di servizi e del mondo dell'imprenditoria sociale, della cooperazione sociale della regione. E il valore di questo percorso è stato appunto quello proprio di ascoltare direttamente in vari incontri i bisogni degli utenti, capire le loro esigenze e preferenze, in modo appunto da disegnare uno strumento che il più possibile fosse effettivamente utile per i beneficiari. A questo punto ci siamo trovati con un primo gruppo, come vi dicevo, di innovatori sociali e abbiamo cercato di declinare insieme a loro che cosa intendevamo per Open Innovation per questo tipo di attori. Vi racconto solo due o tre punti, ma giusto per inquadrarci il perché abbiamo creato questo gruppo e che tipo di declinazione gli abbiamo dato. Innanzitutto, che cos'era in questo senso per noi, che significato abbiamo voluto dare anche alla parola innovazione? L'abbiamo resa e considerata non soltanto come, diciamo, alterazione definitiva di un sistema, ma come una modalità nuova di operare che ti permetta, che permette alle organizzazioni di affrontare i cambiamenti in maniera incrementale e continua. Quindi una cassetta degli attrezzi di cui le organizzazioni si possono dotare. In questo senso sappiamo che terzo settore e cooperazione ha proprio anche insiti nel proprio DNA un certo tipo di valori, quindi l'apertura, la mutualità, e questo, diciamo, che rende un po' il paradigma dell'open innovation molto più facilmente anche applicabile a questo tipo di realtà. Questo l'abbiamo visto anche soprattutto negli ultimi periodi di cui appunto sempre si parla, nel senso che questo periodo di emergenza ha fatto anche vedere come proprio all'interno di questo mondo dell'imprenditorialità sociale poi ci sono stati capaci, ecco, di mettere a valore tutta una serie di risorse latenti e anche appunto di innovare mettendosi insieme. In qualche modo riassumiamo anche l'innovazione, non è innovazione in fondo se non è aperta. E alcuni ultimi così punti che ci interessa raccontarvi sono quelli un po' dei fattori abilitanti. Ovvero è ovvio che per fare innovazione aperta bisogna avere sicuramente un certo tipo di propensione anche alla sperimentazione e quindi dotare anche la propria organizzazione di tutta una serie di caratteristiche. Quello che ci tengo a raccontarvi è un po' il fattore abilitante luoghi in questo senso, ovvero avere luoghi ovviamente sia fisici ma anche virtuali che consentano di conversare con l'esterno e creare sinergie, co-creare soluzioni è una cosa ovviamente strategica. In questo senso questa piattaforma e all'interno di questa piattaforma questo gruppo vuole essere proprio uno di questi luoghi diciamo virtuali. E la cosa interessante e anche innovativa, diciamo, di questo gruppo è il fatto che mixa, diciamo, sia un elemento istituzionale, perché ovviamente siamo dentro una piattaforma della regione di Arter, a un bacino di attori e quindi ad una serie di persone che poi sono effettivamente practitioner sul territorio, quindi diciamo che interseca un po' e avvicina l'istituzione anche a quelli che sono effettivamente poi gli attori che lavorano e operano sul territorio. E vi faccio a questo punto vedere un po' proprio il gruppo per fare, insomma, un viaggio all'interno della piattaforma. Come l'abbiamo attivata ve l'ho un po' raccontato, siamo comunque partiti dagli attori, con loro abbiamo un po' testato e esplorato quali per loro potevano essere i temi più rilevanti di cui era interessante parlare in questo gruppo, abbiamo ingaggiato un po' i primi early adopters e poi lanciando i primi temi, attivando un po' le discussioni, il gruppo si è allargato e si sta continuando, insomma, a formare. Piccola premessa, questo gruppo è nato qualche mese fa, quindi diciamo siamo ancora in una fase di attivazione e sperimentazione, però ci sono, insomma, già dei risultati interessanti. Che cosa è quindi, che cosa trovate dentro al gruppo di innovazione sociale anche per chi ci ascolta ed eventualmente vuole poi iscriversi? Allora, è dedicato appunto al gruppo, alla comunità degli innovatori sociali, in questo senso abbiamo dato una declinazione però
legata anche comunque alla tecnologia, quindi a chi ricerca e realizza soluzioni a problemi sociali e ambientali attraverso il ricorso alla tecnologia. Quindi dopo vedremo che un po' delle sfide che sono già emerse hanno questo fattore comune. Quindi è un luogo digitale di condivisione, discussione di iniziative, raccolta di casi ed esperienze, partecipazione e condivisione e quindi anche coprogettazione. E qualche primo tema di cui appunto che è stato lanciato nel gruppo, abbiamo parlato di platform cooperativism, quindi di come dare insomma una risposta anche alle piattaforme cosiddette estrattive. E un lato invece un po' più appunto istituzionale in cui raccontiamo anche innovazione sociale ed economia rispetto ai temi europei, quindi si parla anche appunto di possibilità di finanziamenti e strategie S3 e una serie appunto di sfide che sono un po' lanciate all'interno della piattaforma a cui possono insomma su cui si può interagire e raccontare anche la propria esperienza. Ad oggi abbiamo più di 350 utenti iscritti. Fra questi, giusto per darvi un po' un panorama, ci sono moltissimi dirigenti o lavoratori di cooperative sociali, imprese sociali, associazioni, quindi un po' il mondo del non profit, alcuni amministratori di piccoli comuni o comuni della regione e un po' anche di liberi professionisti, consulenti, sempre attivi insomma in questo settore. Ci sono circa 8 discussioni attive ad oggi e vengono appunto sempre implementate anche appunto le news interessanti rispetto ai topic. E qua alcune sfide, giusto per farvi un esempio di quelle che sono più in cui sono più coinvolti anche proprio gli innovatori sociali. Vi faccio l'esempio di questa che è abbastanza recente, che è sul trasporto pubblico locale del futuro, è stata lanciata in piattaforma non precisamente del gruppo di innovazione sociale, ma ovviamente una di quelle tipiche sfide che potrebbe coinvolgere molto attivamente questa comunità, perché ovviamente mette insieme tecnologia, un problema sociale e ambientale e quindi è una di quelle che sicuramente insomma nelle prossime settimane rilanceremo nel gruppo. E prossimi passi, come vi dicevo anche prima, ci sono già un po' di rappresentanti dei comuni all'interno del nostro gruppo, allo stesso tempo c'è una pianificazione di apertura rispetto ai comuni dell'Emilia Romagna con più di 10.000 abitanti, un coinvolgimento rispetto all'adesione all'interno della piattaforma e questo ci permetterà appunto di avere un bacino di anche sfide territoriali a cui il gruppo potrà dare risposta, quindi fare in modo che i territori appunto possano inserire all'interno quelle che sono i bisogni delle loro comunità e avere appunto una risposta da questi attori. Ultimissime cose sono un po' diciamo il punto di vista, come vi dicevo prima, anche di noi come beneficiari della piattaforma e un po' di apprendimenti appunto e sfide future. Sicuramente questo gruppo funge da antenna per la regione, per Arter, e permette di testare interesse sicuramente per alcuni temi, allo stesso tempo ci permette anche di convogliare e amplificare una serie di opportunità e progetti che hanno in questo modo una platea sicuramente più ampia e in questo anche un aumento delle collaborazioni. Allo stesso tempo, insomma, ci sono, come vi dicevo, è un gruppo relativamente recente e ci sono alcuni aspetti su cui appunto lavoreremo anche nei prossimi mesi. Diciamo che il nostro obiettivo è un po' quello anche di avere un community management di questo gruppo un po' leggero in questo momento, come potete immaginare, essendo l'inizio, l'ingaggio e la partecipazione attiva di noi come community manager all'interno della piattaforma è stata molto attiva. Allo stesso tempo speriamo che con l'aumento anche degli utenti ci sia sempre più un'interazione un po' disintermediata, ecco questo è un po' l'obiettivo. È un processo appunto sempre di design e redesign, nel senso che come vi dicevo testiamo anche i temi e vediamo se hanno più o meno interesse rispetto a quelli che sono gli attori, quindi è un processo diciamo di open innovation anche un po' interno se vogliamo. E sicuramente un'ultima riflessione rispetto appunto un po' a quello che sono stati gli ultimi mesi, l'online
per cioè un tipo di piattaforma così online, quasi per assurdo, è stata forse un po' magari coperta da tutta la serie di proliferazione di eventi e piattaforme online, per cui quasi adesso è veramente, ci sembra necessario arricchirla con degli elementi offline, quindi far sì che questa community poi abbia anche delle occasioni, insomma, di vedersi non soltanto in piattaforma. E questo è forse l'aspetto che ovviamente, data la situazione attuale, abbiamo dovuto rimandare, invece insomma cercheremo di portarla avanti nei prossimi mesi. Io ho concluso, se ci sono appunto domande, ulteriori approfondimenti, ovviamente resto a disposizione e vi ringrazio. Ma guarda Giulia, c'era giusto una domanda, ma sì. Con quell'ultimo colpo di coda gli hai quasi risposto. Comunque magari ci torniamo dopo. Okay. Intanto ti ringrazio, io direi passiamo a Claudio. Claudio, a te il compito di, come dire, non tirare le fila, però dare l'evidenza di come questo progetto può essere messo a terra e di che benefici può portare. In più, soprattutto, so anche di che soluzione stiamo parlando, quindi rientri, come dire, anche perfettamente nel nostro scenario di Cluster Smart Communities, in particolare con questo focus sull'emergenza, ma ti lascio la parola, così ci spieghi bene e ci dai appunto tutti gli elementi operativi di come siete arrivati su Eroi. So che hai la presentazione, Claudio, devi mettermela in condivisione. Grazie Gianmarco, adesso la metto in condivisione, dovreste vederla. E mi confermi che è visibile la presentazione? Okay, sì, sta arrivando, solo un attimo che la carichiamo. Perfetto. Sei live con la presentazione. Ok, grazie. Innanzitutto ringrazio Smart Community Tech, Arter e Digital Magic per l'invito a questo evento, a questo webinar, nel quale io non farò altro che raccontare un po' la nostra esperienza, nel senso che noi siamo un'azienda, Mango Mobile Solution è una mobile agency, quindi verticale sullo sviluppo software di applicazioni mobile, diciamo ad alta esperienza utente. E, quindi qual è stato un po' il nostro percorso? In realtà noi che siamo attivi dal 2013 e che realizziamo poi soluzioni su misura per aziende, da un po' di anni abbiamo realizzato un prodotto legato all'intrattenimento, quindi effettivamente questo prodotto che è Showtime, e si rivolge proprio alla cultura. Giusto per farvi un piccolo cappello per introdurvi poi perché ci siamo approcciati alla sfida. È un prodotto sostanzialmente che va a creare un'app brandizzata per gli spazi culturali come teatri, festival e musei, ed è un prodotto che va un po' a creare, se vogliamo, un'interazione fra il pubblico in mobilità con uno smartphone che ad oggi chiunque ha in tasca e questi centri, questi enti culturali che ognuno con le sue diversità promuovono cultura che possa essere poi spettacoli dal vivo, che possa essere percorsi museali e quant'altro, che non solo può essere in qualche modo convogliato come contenuto all'interno di un'applicazione mobile, ma può essere anche fonte di interazione col pubblico, quindi effettivamente teatri di grandi dimensioni come lo Stabile di Torino, lo Stabile di Napoli, l'Itta di Milano, sono tutti teatri che hanno adottato la nostra soluzione per avere una loro app e interagire con il loro pubblico. Effettivamente i loro vantaggi sono stati, da una parte, quello di svecchiarsi dalla soluzione un pochino più statica che avevano di un sito web, ma cercare di vivere nuove esperienze con gli utenti, soprattutto in un settore che a volte ha lacune con il pubblico giovanile. Quindi loro in qualche modo sicuramente hanno apprezzato il nostro prodotto proprio perché aprivano le porte anche a una fascia di pubblico più giovanile. Questo diciamo che
ci ha permesso negli ultimi anni di diventare leader del settore e quindi diciamo che forti di questo a un certo punto ci siamo scontrati con quello che sta succedendo adesso. Ci siamo scontrati come? In realtà prima di arrivarci nel 2019 abbiamo deciso di partecipare come soci al cluster imprese creative e culturali, uno dei cluster che prima raccontava appunto all'interno della sua presentazione Giampiero, e questa praticamente questa Pier Giorgio, scusate, questa partecipazione è fortemente voluta all'interno di imprese creative e culturali perché, se vogliamo, è una soluzione proprio orientata a questo tipo di settore. All'interno del cluster ci hanno inevitabilmente raccontato delle possibilità della piattaforma Eroi e quello appunto di costruire delle relazioni all'interno di questa piattaforma, ma soprattutto di lanciare delle sfide, quindi in qualche modo siamo stati aiutati appunto dai consulenti di Arter per andare a creare questo tipo di sfida, e la sfida inevitabilmente è nata dal problema dell'emergenza Covid, cioè noi ci siamo ritrovati effettivamente ad avere un prodotto leader del mercato che però a marzo 2020 soffriva del completo blocco del settore. Nel momento in cui lo spettacolo dal vivo è stato completamente fermato, i nostri clienti si sono ritrovati in una difficoltà non indifferente nel poter portare avanti le loro attività. Se da una parte hanno continuato a utilizzare gli strumenti per comunicare col pubblico nonostante tutti gli spettacoli fossero stati abbandonati, dall'altra c'è stato un fervore che in qualsiasi settore secondo me c'è stato di idee, di creatività, di modi di pensare come uscire dalla problematica, e qui ci abbiamo messo un po' anche noi il nostro, cercando appunto di proporre una sfida diretta verso quel tema. Se vogliamo, gli ultimi DPCM hanno in qualche modo bloccato la presenza anche post lockdown, comunque la presenza nelle sale con 200 persone in sala e 1000 persone all'aperto, e questo blocco ci ha portato a ragionare e a dirci: ma perché non cercare di aprire questa problematica che abbiamo noi sulla piattaforma Eroi con una sfida, problematica che fosse aperta a degli innovatori, a dei creativi o comunque anche a ruoli diciamo, figure che lavorano nel settore. E quindi quello che abbiamo fatto è stato proprio quello di raccontare il nostro desiderio di creare un servizio aggiuntivo che partisse da un prodotto comunque già forte sul mercato, ma che aiutasse il settore a gestire questa emergenza. Come lo abbiamo fatto? Beh, inizialmente abbiamo raccontato quali erano i limiti degli spettacoli dal vivo, perché su questo ci siamo concentrati, e da cosa si partiva. E in questo abbiamo cercato di coinvolgere un gruppo il più eterogeneo possibile, con competenze però verticali su questa problematica. Quindi ci siamo incontrati con, sempre virtualmente, perché come stiamo facendo noi adesso in questo momento, inevitabilmente anche nei mesi di maggio, aprile, maggio e giugno a venire era inevitabile non farlo in questa maniera. Ci siamo incontrati con aziende, quindi altre aziende tecnologiche come noi, operatori del settore, artisti, associazioni legate al pubblico, insomma abbiamo cercato di aprire una tavola virtuale dove parlare su come questo problema potesse essere affrontato. Inevitabilmente nell'aprire la sfida noi abbiamo voluto dare anche un segnale forte di un vantaggio anche per chi si è deciso di sedere a questo tavolo. Aumentare la potenzialità del nostro prodotto, se da una parte era un vantaggio puramente nostro, dall'altra doveva dare qualcosa anche a loro, e inevitabilmente per noi questa è stata l'opportunità di dire: vantaggi per chi magari è già nel settore e in qualche modo potesse usufruire
in maniera agevolata del nostro prodotto, vantaggi per altre aziende tecnologiche che potevano portare avanti con noi un progetto legato appunto al settore culturale. Quindi in questo periodo che ci ha portato a selezionare, diciamo correva giugno a quel punto, gli attori in gioco, abbiamo cercato appunto di identificare quali più avevano punti di incontro con la nostra sfida e in qualche modo abbiamo creato questa composizione abbastanza eterogenea del gruppo di lavoro. Quindi si parlava di chi lavorava proprio in teatro e gestiva un teatro a quel punto, in quel periodo effettivamente fermo, ma già pieno di idee innovative, comunque esplosivo sotto questo aspetto. Io personalmente ho proprio vissuto quei giorni con diversi conoscenti legati al mondo culturale che mi chiamavano dicendo: ma dovremmo fare questo, dovremmo fare quest'altro. Cioè, io ho notato proprio un'esplosione di creatività in un periodo che effettivamente era complicatissimo, se vogliamo, per questo settore. Poi startup tecnologica, una startup tecnologica ci ha accompagnato in questo percorso, un artista, Arter in formato istituzione, che quindi ci poteva dare un inquadramento di ciò che in regione stava accadendo ad alto livello, e anche di consulenti finanziari, perché inevitabilmente volevamo anche avere un'idea su come mettere a terra un progetto così, se vogliamo, articolato. Cosa è successo? È successo che abbiamo avuto una serie di incontri a luglio e che hanno portato in questi dibattiti a ragionare su cosa si poteva fare, come la tecnologia poteva aiutare l'accesso a questi spazi culturali. Sì, perché ci siamo fermati, se vogliamo, prima dello spettacolo vero e proprio, cioè in qualche modo, siccome poi i nostri clienti sappiamo bene come hanno delle idee tutte loro legate al come proporre i loro contenuti nel periodo, se vogliamo, più difficile, in quello dove effettivamente ci sono delle limitazioni. Noi volevamo agevolare tutto quello che viene prima, quindi tutto quello che viene dall'utente a casa, dal pubblico a casa che decide di partecipare, fino all'ingresso in sala, cercando di lasciare indipendenza al nostro cliente sul come puoi gestire all'interno della sala il proprio contenuto. Comunque, sapendo questo tipo di problematiche nell'arrivo del pubblico in sala, soprattutto dovuto all'evità di assembramenti e il cercare di in qualche modo velocizzare il più possibile il passaggio degli utenti, immaginiamo al foyer e al botteghino, quello che è nato da questo brainstorming piuttosto grande è stato quello appunto di mettere un'idea legata a una biglietteria a pianta dinamica e un controllo accessi all'interno degli spazi, diciamo, riservati al botteghino. Questo perché fondamentalmente si va a risolvere due problemi principali. Uno è quello che con un acquisto con una biglietteria, di quelle che effettivamente in un certo senso già permettono di acquistare già da casa il biglietto, ma che avesse un plus non indifferente, ovvero quello di creare dinamicamente la pianta all'interno dello spazio culturale. Perché? Perché uno dei problemi principali è proprio quello di ottimizzare, massimizzare le persone in sala, mettendo vicino quelle dello stesso nucleo familiare e tenendo distanziati appunto nuclei familiari diversi. Quindi questa funzionalità, dove si cerca di ottimizzare, di massimizzare la presenza in sala, mantenendosi però all'interno delle regole, lo abbiamo appunto messo a terra con questo progetto legato a una biglietteria pianta dinamica. D'altro canto, un controllo degli accessi che faciliti all'interno sia in ingresso sia in uscita degli spazi culturali l'automatismo del pubblico che entra e esce, questo evitando quindi del personale in sala all'ingresso che deve in qualche modo essere a contatto col pubblico, e automatizzando appunto con delle barriere automatiche. Questa è la parte dove ad esempio abbiamo coinvolto
l'altra startup, diciamo la startup tecnologica che si occuperà principalmente di questa parte più legata all'hardware, se vogliamo, o comunque all'ingresso, all'automatismo meccanico all'ingresso. Quindi ecco, se vogliamo, siamo riusciti a questo punto a portare giù un progetto, a stendere un progetto. In questo momento siamo in una fase di fundraising, perché stiamo cercando di definire quali possono essere più di fino i costi, ma soprattutto cercare appunto come riuscire a realizzare e andare a lanciare sul mercato questo tipo di soluzione. D'altro canto però ci sono dei vantaggi non indifferenti e non meno importanti, che sono stati quelli della creazione di questo network, perché tuttora ci continuiamo a sentire, tuttora ci continuiamo a scambiare idee sul settore, nonostante, se vogliamo, la sfida abbia raggiunto un certo livello e ci confrontiamo anche su altri temi. Quindi inevitabilmente è stata una grossa opportunità di networking quello della sfida, e che ha messo assieme, se vogliamo, delle figure che altrimenti non si sarebbero potuti incontrare, ecco, se non con un motivo molto verticale come quello che abbiamo lanciato noi. Questo è un po', ecco, se vogliamo, quello che mi è piaciuto raccontare, quello che è stata la nostra esperienza, che noi ora speriamo che porti i suoi frutti, ovviamente in un momento in cui le regole cambiano di settimana in settimana, quindi ci troviamo veramente a navigare a vista, perché comunque sia, se anche abbiamo steso un progetto, sappiamo bene che questo progetto potrebbe essere rivisto nei prossimi giorni, usciranno nuovi DPCM, probabilmente usciranno nuove regole, magari si ritornerà, speriamo in un certo senso, alla normalità il prima possibile. Quindi ecco, se vogliamo, per noi sicuramente, vada come vada, quello che ci siamo portati a casa è la rete che abbiamo creato in questo tipo di sfida. Quindi sicuramente è stato un modo interessante per mettere assieme delle realtà locali, perché comunque sia siamo tutti in Regione Emilia-Romagna e in qualche modo abbiamo creato un gruppo, se vogliamo, molto verticale sul settore, che ci permette di confrontarci in maniera agile appunto su questo tipo di problematiche. Io ho raccontato più o meno, spero di essere stato nei tempi, e quello che è stato assolutamente sì, grazie Claudio, data un bel intervento soprattutto non di sintesi, ma il fil rouge che poi collega, come dire, la parte, se vogliamo, più teorica, più di prospettiva che abbiamo sentito prima. Ecco, la tua esperienza è come tutte quelle prospettive vengono messe poi a terra in un progetto concreto, e quello che, come dire, senza farti grandi domande, ma come prima considerazione mi viene in mente le tempistiche. Mi hai detto prima, eravamo a giugno che se parlavamo, adesso siamo a settembre, quindi sono passati 3 mesi, c'è un progetto che, come dire, è operativo nel senso di fundraising e di avvio, però tutta la parte di preparazione, di strutturazione del gruppo ha avuto delle tempistiche veramente molto molto veloci. Eravamo veramente stretti con i tempi, perché sapevamo che comunque dovremmo dare qualcosa in fretta, quindi almeno la prima parte abbiamo cercato di rendere il più breve possibile, poi inevitabilmente la seconda parte prenderà il tempo che ci vorrà, però il nostro obiettivo è proprio quello di uscire il prima possibile con qualcosa, adesso che c'è il problema. Questa era un po' una idea. Adesso, senza incensarci, ma non ci fosse stato Eroi, avresti raggiunto questo obiettivo? Diciamo che sarebbe stato più difficile creare una rete così eterogenea e ampia. Comunque sia, anche con i nostri contatti magari non avremmo raggiunto certi tipi di interlocutori che la piattaforma ROI invece metteva in contatto, ecco, questo lo devo mettere. Ok, benissimo, benissimo. Allora, grazie Claudio, abbiamo ancora un quarto d'ora, poi domande ce ne sono un paio, ma intanto passo subito la parola a Laila. Digital Magix, che accompagna dal primissimo mese di Covid in queste conversazioni sull'innovazione, ci hanno portato tante volte il loro punto di vista, la loro esperienza, e
direi soprattutto oggi, soprattutto parlando di Open Innovation, sono un o il riferimento autorevole di cui vogliamo sentire il punto di vista. Laila, prego, sei in diretta, se mi Grazie. Condividi il tuo schermo ti porto Grazie su anche la presentazione. Vediamo se vedete la presentazione, fatemi un cenno. Vedete? Andando live. Mi vedete? Se vedete sì. La presentazione? Sì, sì, è live la presentazione. Perfetto. Allora, grazie ancora e faccio ovviamente ancora una volta i ringraziamenti per essere parte di questa iniziativa molto importante, essere partner del cluster che ci ha messo nelle condizioni appunto di aprirci all'open innovation proprio nella logica che è stata raccontata fino ad ora. Io vi porto il nostro, come diceva Gianmarco, il nostro punto di vista, il nostro approccio, perché open innovation è una parola ampia, lo dice la parola stessa, è open e ci sono diversi modi per fare innovazione. Intanto mi piaceva incominciare oggi con questa frase che io ritengo molto, come dire, interessante del rettore dell'Ateneo di Udine. Lui dice: l'innovazione è una disobbedienza andata a buon fine. E già questa cosa è molto, come dire, da un certo punto di vista, no, divertente, affascinante, che è più facile però, dice, nasca in periferia, dove esiste più libertà di azione di quanto possa essere in centri presidiati da modelli dominanti. E questo, secondo me, è un approccio davvero corretto, che ci deve far riflettere molto, perché anche noi abbiamo ragionato, abbiamo cercato di capire nell'arco di 5-6 anni come avremmo potuto integrarci e inserirci all'interno di questo settore, essendo un incubatore di startup, un business incubator. E vi racconto veramente fra brevissimo chi siamo, cosa facciamo e come facciamo Open Innovation. L'altro concetto che non ho riportato in una slide, ma che secondo me è altrettanto interessante, è think local, come si dice in inglese, act global. Nel senso che se vogliamo tornare all'esperienza, definiamola in questa maniera, del Covid, stiamo veramente vedendo che dove c'è stata tantissima innovazione, dove comunque il mondo della scienza come dire, è stato tirato, no, totalmente in la comunità scientifica in causa, eppure abbiamo visto, e per fortuna, che da un lato siamo stati bravi a pensare e ad agire, no, in maniera locale, cercando, creando le zone rosse, giusto per parlare, no, in maniera molto concreta. Dall'altra parte abbiamo visto ancora oggi quanto sia difficile agire globalmente, perché ogni paese sostanzialmente si è comportato un po' nella maniera che ha immaginato fosse la più giusta. Il risultato è che siamo in una situazione, no, ancora oggi poco chiara da quel punto di vista. Però venendo, diciamo, a Digital Magics e per introdurre rapidamente, diciamo, chi siamo, siamo nati una quindicina di anni fa, quindi siamo, come dire, pionieri dal punto di vista del supporto all'innovazione, diciamo, siamo innovatori perché abbiamo iniziato proprio nelle nostre professioni con e grazie a internet all'inizio degli anni 90 e poi ci siamo talmente appassionati che nel tempo appunto siamo diventati da holding a incubatore di startup, cioè siamo coloro i quali selezionano progetti ogni anno, vedete circa 1500 progetti e ne incubiamo, quindi entriamo in partecipazione di questi progetti, di queste startup, perché poi sono delle aziende, con 15 loro, quindi diciamo mediamente l'1%. Investiamo con la logica da un lato del cash, come potete vedere abbiamo investito 30 milioni di euro fino ad ora, anzi abbiamo coinvestito perché in verità sono 100 milioni di euro investiti, considerato, diciamo, con una partenza dal 2011 insieme ad altri investitori. E qui ancora una volta, no, cioè, la parola open è sottostante a tutte le cose che noi facciamo.
Un'altra cosa, oggi si parla, no, di territori, è il focus di questo workshop, di questo webinar, ed è quello che noi abbiamo capito e in funzione di quello che abbiamo capito diversi anni fa, 6 anni fa abbiamo reagito. Abbiamo reagito perché ci siamo resi conto che l'innovazione non passa solo da Milano, noi siamo di base a Milano, poi abbiamo una sede anche a Roma, ma l'innovazione sta nei territori, nasce nei territori, da delle esigenze che tipicamente molto spesso sono legate ad esempio ai distretti industriali e risolvono anche problemi, no, locali, per poi ovviamente diventare naturalmente delle, come dire, dei progetti internazionali, perché l'obiettivo di una startup, lo ricordo, è quello di avere una crescita, un trend di crescita scalare, scalabile, quindi che sia molto più rapido di una normale azienda che nasce, si sviluppa e vive nel tempo. Ovviamente quando si tratta di startup parliamo di tecnologia che ha un moltiplicatore che mette nelle condizioni questo trend di crescita di dover essere molto più grande. E infatti abbiamo deciso di fare come dire la montagna che va da Maometto. Abbiamo aperto insieme a dei partner che vivono e conoscono molto bene il territorio e ovviamente conoscono anche la logica dell'open innovation e del mondo, diciamo, dell'innovazione delle startup, in molte città dove appunto magari non si penserebbe, no, che immediatamente che lì c'è della grande innovazione. Abbiamo circa 70 partecipazioni, quindi abbiamo diciamo un impegno, una responsabilità nei confronti di queste startup delle quali siamo soci, sempre di minoranza e sempre a supporto. L'altra parte, diciamo, del nostro investimento è War for Equity, quindi mettiamo a disposizione le nostre competenze. Queste startup hanno un fatturato aggregato, questo è un KPI che noi utilizziamo, quindi una modalità per misurare la nostra, come dire, la nostra bravura, lasciatemi, o comunque la bravura in realtà delle nostre startup, e come potete vedere la crescita nel periodo 2016-2019 è stata del 40% in termini di fatturato aggregato. Questi sono le uomini e donne, ce ne sono delle altre, non ci sono solo io all'interno del gruppo, perché noi siamo un'azienda molto snella con un cuore, diciamo, di una ventina di persone, ma attiviamo ovviamente partnership sia legate al territorio sia legate a competenze, cioè laddove ci riteniamo non sufficientemente competenti, un settore per fare un esempio l'energy tech, allora stringiamo partnership con soggetti che possano generare valore insieme a noi, sempre nella logica appunto del fare sistema e della collaborazione totale, perché da soli oggi non si va da nessuna parte, non esistono one man band, l'avete visto anche nelle presentazioni precedenti che sono veramente esplicative del fatto di quanto oggi, no, la rete e la collaborazione attraverso le piattaforme che sono anche state presentate prima sia fondamentale. Il mercato del digitale in Italia, questa slide io la lascio poi a beneficio di chi la voglia leggere un po' più nel dettaglio. La cosa che secondo me vale la pena sottolineare è che stiamo parlando, per quanto riguarda del mercato degli investimenti in startup, quindi il venture capital, di circa 700 milioni di euro, che sono tanti, vedendoli ovviamente, no, fino a se stessi, ma sono pochissimi se si confrontano con il mercato degli investimenti a livello internazionale. L'altra cosa interessante, che forse qualcuno magari non ancora ha come dato aggiornato, abbiamo 11.500 startup aggiornate veramente a poche settimane fa in tutta Italia, con tra l'altro una omogeneità, a parte appunto qualche punta in Lombardia e in alcune regioni, ma ripeto, ci sono regioni soprattutto al sud dove c'è molta innovazione e nascono molte startup, con una produzione complessiva di 1.200.000 euro. Altro dato interessante è vedere appunto questi 700 milioni di cui vi parlavo prima a confronto
di quello che succede negli altri paesi, ma stiamo parlando di venture capital e qui entra in gioco l'open innovation. Questa è finanza, come dire, in buona parte finanza. La cosa interessante del nostro paese è che noi abbiamo scoperto, capito, studiato e quindi, come diceva Gianmarco, oggi, se si può dire, siamo leader, comunque lavoriamo molto in questo ambito, parlando di open innovation, lavoriamo con le aziende. Ancora una volta, forse è stato accennato con parole diverse prima, a noi non piace la parola disruption, piace questa parola che noi abbiamo impropriamente, no? Neologismo, construction, perché bisogna costruire. Innovare significa creare valore, come si diceva prima, costruire. Oggi forse non è più tempo di distruggere, come dire, completamente settori e mercati come è successo una quindicina d'anni fa. Quindi l'open innovation abbiamo, credo, tutti quanti capito che si tratta di innovazione per linee esterne e che ci sono, come vedete anche in questa slide, varie modalità per farla. Diciamo che noi lavoriamo nella logica di fornire alle aziende, tramite le startup o le PMI innovative, delle risposte molto concrete a domande implicite, diciamo indirette o dirette, che spesso le aziende hanno, che magari non si rendono proprio conto di come si può essere innovatori, di come un'azienda, magari un'azienda che va benissimo, perché talvolta la risposta è: ma noi andiamo benissimo, perché dovremmo innovare, no? Non rendendosi conto che il rischio è proprio quello che abbiamo visto con la disruption. Quindi abbiamo dei percorsi che vanno proprio nella direzione di affiancare le aziende trovando delle soluzioni, perché le startup portano delle soluzioni molto concrete all'interno delle aziende, supportandole proprio fino alla creazione di accordi commerciali e addirittura dopo un accordo commerciale o addirittura un'operazione di ingresso nella startup di corporate venture capital, le aiutiamo nella parte forse più difficile, che viene, noi chiamiamo co-design, di integrazione del progetto della startup all'interno dell'azienda. Questa è una slide che vi dà la dimensione di quanto questo fenomeno sia importante, interessante. Ci sono ovviamente dei nomi di aziende nazionali, ma ci sono nomi di aziende anche locali. Ve ne cito una per tutte, e comunque molte di queste aziende ovviamente hanno anche degli obiettivi, delle matrici locali. Lamberti è un'azienda, una bellissima azienda del Varesotto, che è ovviamente un'azienda diciamo nell'ambito del chimico, ma con relazioni diciamo assolutamente internazionali. Azienda locale che agisce a livello diciamo globale, internazionale. Vi volevo portare alcuni esempi per il tempo che mi rimane, veramente vado velocissima, semplicemente perché vorrei proprio stressare il concetto, no, del, come dire, dell'azienda, del territorio, e ognuno di questi esempi nasce, come dire, con degli obiettivi diciamo legati al territorio, o perché l'azienda era un'azienda come Moleskin, nata a Milano, una piccola azienda che oggi è diventato un brand internazionale, la proprietà addirittura non è più nemmeno italiana, ma era un'azienda nata a Milano con un, diciamo, un prodotto molto affascinante, come dire, molto sexy, la famosa agendina nera, no, che spesso abbiamo nelle nostre borse o comunque abbiamo visto circolare molto spesso, la Moleskin. E che però si è resa conto, no, di non innovare sufficientemente, soprattutto nell'ambito del digitale, avendo un target di riferimento di persone che sono anche molto, lavorano anche molto, sono molto digital. E con loro, cercando di capire quale poteva essere il progetto più interessante per arrivare a far sì che loro potessero avere questa presenza in rete con una soluzione che nasce da un'operazione territoriale con le startup che portavano le loro proposte, dopo circa un anno, poco più di un anno di progettualità e quindi di attività di scouting, come si diceva prima, di attività di co-design, integrazione, Moleskin ha comprato la startup per lanciare la loro agenda digitale, che oggi si chiama Moleskin Journey e si trova su tutte le piattaforme. Fastweb, azienda nazionale,
certo, ma l'obiettivo era quello di far sì che il 5G potesse, che a livello territoriale loro hanno uno dei vari lab che sono stati aperti insieme ad altre telco per poter capire poi che cosa portare sul 5G, cioè come il 5G, no, come tecnologia può rispondere dal punto di vista dei contenuti e dei servizi ai cittadini. E abbiamo selezionato delle start-up che sono aziende piccole del territorio, una di queste è proprio dell'Emilia Romagna, che hanno portato delle soluzioni e che le stanno sperimentando con Fastweb. Un altro esempio è quello di Bricoman, credo lo conosciate tutti. Bricoman ha voluto lavorare nella logica dell'open innovation attraverso, diciamo, vari obiettivi, perché ovviamente bisogna anzitutto capire, come dicevo all'inizio, no, qual è l'obiettivo che si pone l'azienda, no? Perché è fondamentale poi per arrivare al risultato concreto nel minor tempo possibile. Una delle attività, uno dei problemi che voleva risolvere Bricoman era il problema che avevano a livello territoriale, cioè nei loro punti vendita, nei loro negozi Bricoman, dove spesso si creava la fila alla cassa, o dove spesso le persone, i clienti, gli artigiani, gli elettricisti, che avevano peraltro manifestato con un focus group che avevamo fatto quali erano le, come dire, i punti di debolezza, no, che ritrovavano quando andavano a fare acquisti all'interno di Bricoman, attraverso un'attività, no, di open innovation e quindi di ricerca, di richiesta di collaborazione da parte dei clienti e dall'altra parte di inclusione di startup che potevano dare delle soluzioni per snellire il traffico alla cassa attraverso il riconoscimento degli oggetti, no, attraverso nuove tecnologie. E il fatto poi di aprire un canale, un chatbot che potesse interloquire sempre più facilmente con tutti i clienti, e addirittura trovare la soluzione anche per migliorare il reperimento dei codici delle referenze, come possono essere viti e bulloni, che spesso, no, in cassa poi si passa del tempo perché vengano riconosciuti in termini di peso, prezzo e così via. Altro esempio, Ansaldo, e sto per chiudere la mia brevissima presentazione. Ansaldo è un'azienda molto grande, ma ancora una volta ha voluto lavorare nella logica dell'open innovation a livello territoriale, perché doveva aprire il Lighthouse Plant a Genova. E per poter fare questa operazione ha aperto un progetto di open innovation, selezionando delle startup che hanno iniziato, come dire, a collaborare e ad essere, diciamo, protagonisti di questo plant che è stato aperto 2 anni fa a Genova, avendo poi l'opportunità di creare dei contratti di collaborazione per loro, per le startup importantissimi.